Terza puntata quindi di questa trasmissione 20 anni di Speak with Team, che oggi sale in uno splendido paese, Padova di Comerico Superiore. Questo è il quartiere operativo dello Speak with Team e allora saluto in questo splendido luogo Michele Festini. Ciao Michele. Claudio, nella tana di Luigi siamo. Sì, nella tana di Luigi, dove nasce, questo è un po' il cuore pulsante della Spiqui, il cuore pulsante, anzi soprattutto più che un luogo, sono le persone, immagino, no? Le persone, ci hai citato 200 atleti, ma in questa puntata siamo a approfondire il ruolo dei volontari con non soltanto te, ma posso presentare anche l'altra ospite, Rosanna Quandel. Allora Michele, iniziamo da te, quindi dicevo in questa introduzione, quindi i volontari, l'anima dello Speak with Team per l'organizzazione della Pedalonga, ma non solo. Allora parliamo un po' del ruolo dei volontari, Michele. Ma il ruolo dei volontari è un ruolo fondamentale. Senza i volontari non riusciremo a organizzare tutto quello che organizziamo e abbiamo organizzato in questi anni. Mi viene in mente la Pitturina, come hai citato tu, che è stato un evento che ci ha impegnato moltissimo in un ambiente comunque severo, quello invernale, dove bisogna avere anche un volontario preparato e all'altezza, certo, dell'ambiente. È un po' più facile per quanto riguarda la Pedalonga, però c'è la difficoltà dell'estensione del territorio in quel caso, perché la Pedalonga a 70 km devi coprire tutti i bivi, devi avere la gente per i ristori, al traguardo la gente per quanto riguarda tutto il pasta party, la festa, l'organizzazione, la logistica. Quindi parliamo di circa 150 persone che ogni anno si raggruppano attorno a quella che è l'organizzazione. Noi chiediamo in realtà, però è un aiuto spontaneo. Noi sentiamo, io almeno lo sento proprio nel cuore, che la maggior parte di queste persone viene per aiutare perché ama il proprio territorio, perché, certo, ha la voglia di dare una mano e si è affezionata un po' anche a Spiqui, perché in realtà ormai sono 20 anni che organizziamo eventi e quindi sono diventati un po' tutti amici di questo folletto e se possono contribuiscono per dare una mano. Chiedere quindi, ma non voglio dire insistere. È una filosofia che abbiamo sempre voluto mantenere. Ci sono certe organizzazioni che pagano i volontari, che quindi non sono più volontari. Però nel momento in cui tu hai delle difficoltà economiche, non sei più in grado di sostenere quello che magari hai fatto l'anno prima, quello lo hai perso. Da noi invece vengono proprio per uno spirito partecipativo e credo che questo sia il vero spirito di Speak with Team e la forza di Speak with Team, che in questi anni è riuscita a organizzare con tutti questi volontari, come dicevo, eventi di caratura anche internazionale. Certo, anche perché i volontari, voglio dire, in questi piccoli paesi come Comelico, immagino non siano soltanto qui del Comelico, ma anche del Cadore, di altri luoghi, oppure sono prevalentemente qui del Comelico? Ma diciamo che noi siamo nati qui in Comelico, Spiqui e la Pedalonga sono nati in Comelico, però poi a macchia d'olio ci siamo un po' allargati in tutta la provincia, per cui come lo è per la squadra, diciamo, ciclistica, anche per la parte volontari richiamiamo gente che viene un po' da tutto l'intorno, quindi anche fuori provincia, se vogliamo, nelle regioni limitrofe, per cui abbiamo gente che viene dal Friuli Venezia Giulia, dei volontari che vengono dall'Alto Adige, addirittura ci sono gli amici dell'Austria, della Valle del Gail, che all'epoca della Pitturina, ma poi Rosanna racconterà qualche particolare, venivano e magari potranno tornare a darci una mano per la parte, diciamo, austriaca, quindi internazionali. Michele ci ha fatto venire la curiosità, chiaramente. Quindi volontari in Austria. Allora spiegaci un po' questo, perché voglio dire, tu sei volontari, chiaramente collabori con lo Speak, grande viaggiatrice, se ti piace scoprire il mondo, ma immagino tu ami il Comelico e lo Spiqui, chiaramente, se ti adopri sempre con questione volontaria. Questione di forza qui, per forza. Esatto, non è possibile di cuore, altro, immagino, certo, no? Ecco. Certo. Raccontaci un po' questo aneddoto in Austria, perché vuol dire volontari della Spiqui in Austria. Uno potrebbe dire, vabbè, l'Austria non è molto lontana, ma ci sono comunque alcuni chilometri, insomma. Raccontaci un po' questa aneddoto. Al di là dei chilometri è proprio la questione umana. La prima volta che Michele nell'organizzazione fa, però bisogna andare in Austria.
come andare in Austria? Sì, sì, ma possiamo forse chiedere l'apertura del rifugio del Filmor, che è sotto il Monte Cavallino e che è in Austria. Cosa facciamo? Andiamo? Andiamo. In Austria, scusami, per la pitturina, vedo, quindi per parliamo di inverno, gara inverno, di sci alpinismo. Con gli sci, quindi sci non, ecco, non in macchina andare fino in Austria, andarci con gli sci, quindi. Esatto. E perché con lo zaino, penso. Zaino, no? Sci e più tutto il materiale per il ristoro, sì. Perché poi il fine era il ristoro in Austria, non il nostro dormire al rifugio e la nostra festa al rifugio, era che il mattino dovevi mettere in piedi il ristoro. E del primo anno non si parlava dell'elicottero, per cui bisognava portare su fornelli, pentole, materiale, eccetera. Che anni erano, scusami? Che anno era, ti ricordi, circa? 2006, la prima edizione. 2006, ok, sì, quindi? E quindi cosa facciamo? Da che parte andiamo? Andiamo a vedere. Partiamo da qua, partiamo da Segadigon, proviamo ad andare di là, proviamo la Forcella, proviamo sotto il Cavallino, il Rigoietto. Non eravamo proprio soddisfatti, andiamo in Austria e facciamo l'Austria, sempre a vuoto, senza materiale. Ah, ecco, senza... Beh, hai fatto un buon allenamento, quasi pronti per la pitturina. Sì. Dopodiché, zaino in spalla, pentole e materiale, perché c'era il nostro ristoro in Austria consiste in un tetto con tre pareti, un vecchio una struttura usata per il fieno perché è in quota. Riscaldamento, però, immagino. Ma figurati, ma neanche la porta, cioè proprio quattro pareti con un tetto. Abbiamo portato giù tutta la roba e lì siamo arrivati. E poi però dobbiamo essere laggiù presto, cosa facciamo? Su al rifugio. E abbiamo avuto gente squisita dell'Austria, Andreas e Werner, che sono saliti dall'Austria, ci hanno aperto rifugio, hanno preparato il caldo, addirittura Werner ci preparava una selezione di musiche che ci facevano compagnia tutta la sera, stavano lì con noi, per cui noi arrivavamo su, trovavamo caldo, poi nel nostro gruppo, che eravamo 5 all'inizio, 5-6, poi all'inizio nessuno voleva venire. Poi gli anni dopo abbiamo messo numero chiuso, perché tutti, certo, si è sparsa festa, la voce, festa, rifugio. E uno del gruppo si caricava in spalla anche la cena, cioè il primo anno aveva fatto coi funghi, tortelloni, coi funghi o qualcosa, caricati in spalla. Mamma mia. Per cui per noi è sempre stato... Ci si chiede perché, magari perché facciamo chi i volontari. Fa le gare, vede lì i volontari, è sempre stata ma quello una che festa. C'è dietro, un aneddoto veramente meraviglioso, che ci ha raccontato. Un anno abbiamo avuto i cannelloni appunto coi funghi, un anno il pesce, cioè abbiamo avuto Meraviglia. E Michele, scusami. E poi avevamo i volontari del soccorso alpino della Valle del Gail, che venivano a darci una mano. Vedi. E che è il fattore umano determinante. È il fattore umano, forse, Michele, che se spargi un pochettino la voce, ma che vi porta anche a pensare a un ritorno della pitturina, potrebbe essere? Ma ormai lo abbiamo già raccontato più volte, no? È il nostro evento, è quello che quando ne parliamo ci viene la pelle d'oca, un po' a tutti, quelli del comitato organizzatore, ma anche tutti i volontari e la gente del posto, e quindi io auspico che un giorno ci siano le condizioni per tornare. Io ce la metterò tutta per cercare di mettere in piedi, speriamo che le condizioni ambientali lo permettano, visto quello che sta succedendo, che è un fattore che ha determinato anche lo stop, però noi siamo pronti, quindi quando ci saranno le condizioni siamo là, ai nastri di partenza. E ne riparleremo quindi nelle prossime puntate, Michele. Esatto. Grazie infinita, Rosanna, allora ci rivedremo sui luoghi della pedalonga e magari anche della pitturina. Magari, volentieri sempre. Ed ora nella seconda parte andremo a scoprire altri volontari della grande famiglia Spiqui Team. E adesso conosciamo altri due volontari storici della grande famiglia Spiqui Team in questi 20 anni di attività, e siamo veramente curiosi perché immagino che Silvio Festini Burlan non sia il primo anno che tu sei accanto alla famiglia dello Spiqui Team, anzi ne sei membro effettivo fin dall'inizio, Silvio? Fin dall'inizio, anche prima quando si paventava di fare qualcosa del genere. Già si andava negli anni precedenti all'inizio per valutare dove si poteva passare, specialmente con la pettorina ski race, no? Io sono sempre stato un grande appassionato di sci d'alpinismo e quindi ci andavo volentieri anche a battere traccia, a faticare, così per trovare i percorsi migliori
chiaramente con Michele, perché lui è più esperto di me, diciamo lì. E ci abbiamo piegato un po' prima di realizzare il percorso di gara, che dopo è uscito veramente un percorso. Quanto tempo ci avete impiegato prima di porre in essere quindi la pittorina, Silvia? Diciamo che l'anno precedente abbiamo fatto diversi percorsi e dopo qualcuno si scarta, qualcuno si aggiunge così, e alla fine abbiamo trovato quello ideale. E... Ma lo Speakui Team ha cambiato un po' l'anima dello sport, tu che hai vissuto anche precedentemente lo sport qui in Comelico. Ha dato, immagino, quella nuova linfa, quella nuova vitalità, quel nuovo entusiasmo al territorio? Beh, diciamo che lo Speakui Team è da fare un plauso, perché è veramente un'associazione che si dà da fare non tanto per organizzare gare, quanto per raccogliere questi ragazzi e prepararli, indirizzarli verso lo sci o verso la bici, la mountain bike, così. È veramente un'associazione che da rispettare. Altro che. Senti, tu per i tracciati, lo scorso anno la Pedalonga, condizioni meteo estremamente sfavorevoli, e quindi la tracciatura, perché voglio dire, si percorre quindi il percorso di gara, ma il prima, immagino che ci dobbiate lavorare anche parecchio prima dell'evento della gara, nelle settimane o forse anche nei mesi prima. State già lavorando? Diciamo per la pittura, che per la da 2 mesi prima della gara, tutti i weekend praticamente, quindi sabato e domenica, tutti i suoi percorsi, quelli che erano disponibili, e avanti picco e pala e motosega per raddrizzare questi percorsi, perché diciamo che il 90% è fuori strada, no? È su sentieri, e quindi sistemazione di guadi, di ruscelli, levare le acque e così, e anche quei rastrelli, qualche volta tirar via i sassi e rendere proprio il percorso agibile al massimo, insomma. Assolutamente. E in quanti siete? Quindi tu che vi occupate della tracciatura dei percorsi, insieme a quante altre persone, Silvio? Diciamo che in genere siamo sempre un 10-12, ci dividiamo in 2 squadre, 3, perché il percorso chiaramente è lunghissimo. 70 chilometri, quindi sì. E allora ci dividiamo in 2 squadre, 3, e riusciamo, insomma, a fare, no? Chiaramente si ha sempre un occhio al cielo, che faccia bel tempo, perché è capitato anche di dover andare la mattina stessa perché si erano schiantati degli alberi, allora motosega e tirar via, sì. Quindi al satace proprio la mattina presto e andare via. Ma la soddisfazione quando si vede il podio finale, che tutto è andato bene, certo, vero? Certo, quando si arriva al traguardo, finita la gara, che tutti sono rientrati, che nessuno si è fatto male, certo. Veramente ci si sente una gioia interna, proprio una soddisfazione, ecco. Tanto più per gli organizzatori, che ne sono direttamente responsabili, ma anche per noi stessi che abbiamo dato una mano a realizzare, cioè ci sembra di aver fatto qualcosa per la collettività, certo. Per il territorio. E questo è molto, diciamo, bello, non soltanto per l'evento. Non soltanto per l'evento, ma credo appunto anche per tutti gli ospiti che magari vengono per la prima volta, certo, e certo, che vedono, certo, quindi l'evento Pedalonga o Pitturina, e che scoprono anche questi magnifici luoghi che sono Comelico, vero? Sì, noi ne siamo innamorati. Cioè, io da 70 passa anni che giro qua questi monti, ma non mi stanco mai di alzare gli occhi e guardare, che è veramente una goduria. Ecco, una goduria. Per quando si è sul podio, i vincitori, un trofeo già ambito, ma dalle mani di un artigiano, di chi praticamente ha una grande responsabilità, quella di tradurre in un oggetto quella che è l'anima dello Speakui Team. Allora, Luigi. Buonasera. Ciao. Ciao. E i trofei della Pedalonga.
oppure la mascotte della pedalonga? Perché voglio dire, come nascono? Vi confrontate, Michele, Silvia e gli altri, gli dico: Luigi, fai tu, oppure sono ben di fila? Perché diciamo la verità, sono ambiti quelli della pedalonga piuttosto della pitturina, si tratta di vere opere d'arte, scusa se mi permetto, ma grazie, credo che sia assolutamente la verità. Complimento. Vabbè, sono sempre tirato in mezzo per l'aiuto che do a queste manifestazioni, per realizzare dei piccoli trick del percorso, per esempio della pedalonga, con dei passaggi aerei, dei ponti o quant'altro. Ma la fortuna ho avuto di realizzare anche questi trofei, dove rappresentare l'intensità di queste, di questa manifestazione, di questi uomini che lavorano, preparano per questi atleti e sì. Quindi mi è stato anche facile farlo, perché li comprendevo appieno. Il fatto che una tua opera finisca magari nella bacheca di un grande campione, per te è motivo d'orgoglio, oppure dice mi distacco dalla mia opera? No, assolutamente, è fatta per questo e ne sono più che contento. Anzi. Hai accennato a un ponte, c'è un aspetto un particolare, che forse non è un particolare perché è rilevante, cioè, diciamolo, perché nella pedalonga c'è un luogo, se non vado errato, dove un ponte che tu hai fatto viene, eccolo qui, abbiamo anche la colonna sonora. Michela, stai qui con noi, perché allora c'è un ponte che tu ogni anno, tu, non so se solo tu oppure altri, smontate alla fine e rimontate prima della gara, giusto? Esatto, in collaborazione con delle persone valide e con diversi ragazzi, che a me piace lavorare tanto con i ragazzi, perché sono quelli che vengono dopo di me, dopo di noi, che avranno le potenzialità per dare continuazione a questi lavori, a questi aiuti. Esatto, esatto. E quindi lavoro molto volentieri con loro. E insegni qualche cosa anche ai ragazzi? Loro recepiscono? Assolutamente sì, devono essere partecipi con gli attrezzi e con tutto, e usare la forza e un po' di tecnica. Ecco, ma il violino qui che imbraccia Michele è una tua opera, questa qui? Sì, è una delle cose che ogni tanto faccio durante l'arco dell'anno. In questa occasione è per... Allora, ci puoi dare un'anticipazione? Hai pensato qualche cosa in particolare? Vediamo un po' se riusciamo a farci dare per la pedalonga di quest'anno o per gli altri eventi che Michele e Max hanno spiegato nella prima puntata in studio. Sta a loro a coinvolgermi bene bene, lo sa fare anche. Assolutamente. Ecco. L'artigianato, quindi, no? Qui è una cosa chiaramente caratteristica del territorio. Quindi artigianato insieme a Spiqui, quindi anche per la valorizzazione del territorio, voglio dire, Spiqui per la promozione turistica attraverso lo sport, e qui luogo anche dell'artigianato, no? Qui è terra nel comelico del grande artigianato. Siamo insomma in mezzo a dei boschi favolosi che purtroppo in questi periodi passano una bella situazione, comunque il legno scorre nelle nostre vene, quindi... da quanto queste cose vengono fuori. Perfetto, allora abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Luigi, Silvia, è stato un grande piacere assieme a Michele, ma noi ci rivediamo la settimana prossima per un'altra puntata di 20 anni di Spiqui Team.